penso che mi fermo qua. Ma no, ma che cavolo, io vado avanti, poi divido il video. Facciamo la maniera dei veri uomini. Oh, un sacco di rami d'eco qua dentro. Ne servono davvero così tanti? Ma. Ok. Portiamo un po' di luce qua dentro. Dovrò accendere qualche candela, immagino. Pipistrelle! Pipistrelli! Ah, noiosissimi pipistrelli! Ecco! Un bel legno nell'occhio. Go man, go man, go man! Ok. Basta pipistrelli. Torniamo a quello che stavo facendo. Ok, accendiamo qua. Bruciamo qua. Very nice. Suppongo che ci sia qualcos'altro da fare. Tipo bruciare lo scrigno? No. Yeah, un porta felicità! Ce ne servono 20 per la maestra, giusto? Almeno è quello che ci ha detto lei. Serve altro? Qua dentro? Non vedo altre torce. Quindi direi di no. Va bene. Passiamo di qua allora. Eccole qua le altre torce. Spang spang. Porta aperta. Very easy. Qui non c'è niente. Voilà. Let's go. Siamo di nuovo dentro. Nel vulcano. Nel castello, nel castello. Ok. Abbiamo... Oh! Abbiamo uno scrigno qua. Sì, certo, un calderone. Che possiamo rompere con una bomba. Io sto qua così, almeno sono sicuro che si rompe. Yeah, suicidio per un calderone. Ah! Batman che passa attraverso i pavimenti. Ah! Non fare questi scherzi. Whatever, qui abbiamo il teletrasporto per tornare all'inizio, se volete. Ok, dobbiamo andare di là ora. Nice, 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 nice! Voilà. Nice! Passiamo di qua. Oh, siamo nella camera privata di Bokoblin. Sorry per l'intrusione, man. Surprise butt sex. Yeah. Link il vasaio ha vinto. Oh, wow, wow. Oh, mamma mia. Mostri nei vasi anche adesso. Venite fuori. Venite fuori, venite fuori. Link non ha paura di voi. Né delle vostre stupide facce. Quel Bokoblin aveva un bastone d'eco, vero? Prima troviamo se ha dei compagni. Oh, eccolo qua. Hoppla. Ha! Hey man, hey man, hey man, hey man, hey man. Mi vedi, man? Mi vedi, man? Aia, mi ha visto. Hoppla. Smack. Yeah. Oh la la. Super acrobatico. La battaglia migliore del mondo
Bokoblin con un bastone Deku. Acrobazia, man. Sei stato un degno rivale, mi inchino a te. Nice, man. Ok. Non male, ok, c'è una torcia da accendere là dietro. Diamo fuoco alle polveri. Brucia, infame. Infame torcia che non si... Ok, un altro scrigno. Wow. Sarà un'altra chiave, visto che ci danno la scenetta qua. Naturalmente mi sbaglio? Una mappa! Sì, mi sbagliavo. Ok, abbiamo un'altra carta nautica. Molto bene. Questi sono i tesori non obbligatori nei dungeon, di solito. Sì, per forza. Non ci sono molti tesori sott'acqua che sono obbligatori da trovare. Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Ok. Dove siamo? C'è una stanza lì da parte? Là dietro? Una stanza che non ho visto. Ah, ma è là sopra. Io posso saltare laggiù. Beh, c'è la piattaforma che è continuamente sollevata dalle fiamme, quindi se io salto... muoio. No, sto pensando troppo, non c'entra niente. Nah. Andiamo avanti e basta. Questo non è andare avanti. Questo è andare indietro. Ok. Se vedo che manco qualcosa, o ci torno dopo, o... non so, ci torno prima di andare alla sala del boss. Spoiler, c'è un boss nel dungeon. E non è la moglie di Olimar. È il figlio di Olimar. Ok. Qua sopra altri Bokoblin nascosti. Perché non si è rotta questa? Come osi non romperti? Oh, c'era un porta felicità lì dentro. Nice. Quanti ne ho? 5. Siamo a un quarto dell'opera. Ok, andiamo di qua. Giare d'acqua uguale lava. Oh, li odio quei mostri. Uno spazio così angusto poi sono una bellezza da sfidare. Peccato che sono vulnerabile all'acqua, quindi... voilà! No, ci sono altri modi per renderli vulnerabili. E l'acqua è uno di questi. Adesso sono chiuso per sempre qua? No. Ah, ok, posso saltare di là senza usare l'acqua. Ok, ora l'idea è creare una piattaforma di lava qui. E poi salirci e lo spruzzo di lava ci spingerà in su. E dov'è che devo scendere? Di lì! Ok. Ah, sono tutti puzzle molto semplici che non ci si mette molto a realizzare. Anche se nuovi. Se nuovi giocatori. Ok, teschi. Questo gioco non c'è mai niente nei teschi, non so perché. Niente, niente, niente. Teschi senza cervello, senza cuore, senza soldi. Niente, niente! Ok. Oh, qui abbiamo una bomba. E vediamo cosa c'è dietro quel masso. Mi preparo già. Oh, il terzo calderone. Non so quanti ce ne siano in ogni livello. E non ci sono in ognuno dei dungeon, comunque, quindi... Bang! Andiamo oltre la porta! E siamo ancora all'esterno. Very nice. Evalu, seduto sul suo water vulcanico.
E ha un brutto caso di emorroidi a quanto pare. Valù! Perché sei arrabbiato tu, Valù? E cacchio, devo correre! Ah. Ok. Sei proprio tu, Johnny? Sì, sei proprio tu. Riconoscerei quel viso ovunque. E anche tu sei Johnny. E tu sei... Fammi re! Oh, shit! Come on, man! Colpisci! Troppo lento, troppo lento, troppo lento, troppo lento! Troppo lento, man! La mia musica preferita mi dà il potere di vincere! Smack! Come osi rompere i vasi? Smack! Ok, vuoi combattere alla pari, man? Yahoo! Oh, man! Arriva il vero boss! Mini boss! Un Bokoblin in persona! Ma ora la spada, man! È un porta felicità! Yes, man! È troppo facile vincere con questi comandi. Ah! D'azione! Aia! Smack, man! Cos'è, volevi questa? Volevi questa? Ah! O volevi... Ai ai ai! Hai un dritto mica male, man! Peccato che a vasi in faccia vinco ancora io. Oh, fammi re, sei salva. Ora puoi darmi un bacio. Un bacio col becco. Strano. No, 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 prima... Valù, stai zitto un attimo, per favore. Ok, quando è gialla, eh? Bing. Bing! Nice! E qui abbiamo un altro tesoro da mettere nel borsello. La collana Teschio. Sembra una collana da 4 rupie, eppure un oggetto da collezione, almeno per alcuni appassionati. Tornerà utile anche questa a suo tempo. Ancora all'isola Taura, per quanto mi posso ricordare. Ehi, Medley, ti ho portato un regalo? Un bel mazzo di lance per te. My lady. Hello. Link, sei venuto per salvarmi? No, sono venuto per sentire la musica da mini boss. Grazie di cuore. Ora ho capito cosa succede. Qualcuno sta stuzzicando di Valù. Perciò si è innervosito tanto. Sì, certo. No, dai, Valù è un grande. Mi sta simpatico. La coda di Valù scende fin nelle sale sottostante. Sicuramente chi lo irrita si trova lì. Chissà se le creature che mi hanno catturato hanno a che fare con tutta questa storia. Dobbiamo fare in fretta. Vado a riferire agli altri dell'accaduto. Usa questo per uscire di qui. Uno strumento che stramandano i falchi viaggiatori ai tempi in cui non avevano le ali. L'aeroplano! E abbiamo... il rampino! I falchi viaggiatori ne perfezionarono l'uso tanto tempo fa, quando ancora non disponeva delle ali. Accende lo schermo degli strumenti e assegna uno dei pulsanti Z, prendi la mira e... se lo usi in nave puoi ripescare gli oggetti caduti in fondo al mare. L'icona... quadrato a punte indica i punti in cui puoi usare il rampino. Link, di qua! Ok. A quanto pare ha ricevuto le squame, credo. O lei le aveva già ricevute, non mi ricordo. Ehi, posso prendere la lancia? È troppo bella quest'arma. Grande 8000 volte Link, ma comunque. E fare un attacco rotante con questa è devastante. Yeah! Oh, povero Valù. Ti serve una pomata per quella coda. Per uscire di qui usa il rampino su quel ramo e vola dall'altra parte. L'icona... per quando hai preso la mira. Non preoccuparti per me, va. Ok.